Benvenuto al uh, webinar della serie i grandi classici delle scienze motorie. Uh, oggi parleremo uh, di, del dottor Yuri Verciozansky. Uh, non, uh, non, non, non lo nego, uh, abbiamo parlato di grandi, grandissimi personaggi del mondo delle scienze motorie, ma Yuri Verciozansky è, è il mio preferito. Um, andremo a parlare... Uh, non soltanto di, uh, di pliometria, come, come molti si aspettano, uh, perché il dottor Verciosansky ha fatto molto, molto, molto di più uh, di parlare di pliometria. Il termine stesso, il padre della pliometria, che gli è stato uh, attribuito, affibbiato, non è, non è propriamente corretto. Verciosansky stesso non condivideva questa definizione. Uh, come scienziato dello sport ha fatto ricerca in... Uh, molti molti eh, ambiti diversi dalla biomeccanica alla fisiologia muscolare eh, ma soprattutto nell'ambito della, della periodizzazione quindi andremo a imparare anche alcuni concetti di periodizzazione eh, tra l'altro uh, si tratta di uh, a mio avviso il primo vero uh, scienziato con la S maiuscola nel, nel, nel mondo uh, delle scienze motorie perché di fatto è stato il primo ricercatore a uh, a, a, a rispecchiare quella che di fatto è la mission statement uh, NSCA o National Strength and Conditioning Association, uh, che è il Bridging the Gap, quindi colmare il vuoto tra la pratica e la teoria. Uh, di fatto Verciozansky nasce come allenatore e poi diventa ricercatore, quindi un percorso particolarmente intenso che lo ha portato ad allenare uh, la nazionale uh, russa per ben 4-3 Olimpiadi consecutive uh, a ridosso degli anni 70-80. Eh, risultati enormi sia sul campo che eh, dal punto di vista accademico, ma andremo a vedere un dettaglio adesso con più aspetti eh, che riguardano appunto la vita e le opere di Vecciosaschi. Cominciamo da uh, quella che è la mia uh, definizione preferita o, o citazione preferita, questa che, mh, credo l'abbia scritta il dottor Vecciosaschi in inglese su quello che era il, il suo forum, troveremo più dettagli uh, av in avanti. Um, Dice Nature has provided men with the possibility to enhance his abilities in extreme situations and we need to utilize it in the training of high class athletes. Uh, cosa vuol dire? La natura ha offerto all'uomo, all'essere uh, umano, non inteso come l'uomo in senso maschile, l'essere umano uh, con la possibilità di migliorare le proprie abilità in condizioni estreme, e dobbiamo saper utilizzare uh, questa possibilità quando andiamo ad allenare atleti di alto livello. Uh, ci sono dei concetti abbastanza fondamentali nascosti dietro questa definizione. Prima di tutto, uh, il concetto di situazioni estreme è un concetto al quale Vecchansky fa riferimento spesso nei suoi libri. Ovviamente la terminologia è un po' datata, non facciamo, consideriamo che questi libri sono stati scritti eh, tra gli anni 60 e 70 e sono poi stati tradotti eh, dal, dal russo all'italiano o dal russo all'inglese. Eh, però per i traduttori che molto probabilmente di scienze motorie non ne sapevano moltissimo quindi alcune parole sono state un po' eh, misinterpretate o, o utilizzate fuori da quello che era il contesto originale eh, ma quando parliamo di extreme situations o situazioni estreme eh, Vercesnowski fa riferimento fondamentalmente al, al contesto dell'agonismo sportivo quindi eh, di competizioni nelle quali appunto un atleta se è un atleta di forza, potenza, che di resistenza viene spinto ai limiti eh, delle, proprie, pro, pro, eh, delle proprie capacità. E fa riferimento a, a quello che di fatto non è altro che al contesto del rapporto tra genotipo e fenotipo di un atleta. Quindi, ehm, alcuna, ciascun atleta ha a che fare con un proprio setup o uh, punto di partenza dal punto di vista genetico o genotipo. E come allenatori, come preparatori atletici, stanno a noi fare un, un intervento che di fatto è un intervento epigenetico, quindi andare a modificare quella che è l'espressione genetica di certi geni e in maniera tale da cambiare quello che è il fenotipo di un atleta, quindi la capacità di manifestare eh, abilità motorie, capacità motorie come possono essere la forza, la resistenza, la velocità, la potenza muscolare che più ne metta. Quindi i concetti abbastanza complicati, una frase a mio avviso abbastanza importante che di fatto fa da. Uh, da frase di apertura per quello che è la vastità degli argomenti che Vercesansky ha coperto in oltre uh, 50 anni di carriera. Andiamo a fare un po' di storia, quindi il dottor Yuri Vercesansky, nato a Mosca nel 1928, uh, morto a Roma nel 2010, è conosciuto come il padre della pliometria, o il padre della pliometria. Tuttavia, il contributo che il dottor Verciosansky ha portato al mondo delle scienze motorie va ben oltre la semplice invenzione del cosiddetto shock method, ed include alcune delle più rivoluzionari innovazioni nel mondo della periodizzazione dell'allenamento sportivo, dal modello di periodizzazione a blocchi all'adozione di un metodo di allenamento noto come metodo coniugato. Quindi, vediamo che se facciamo riferimento solamente a questi tre concetti, chiometria. Uh, periodizzazione blocchi, metodo coniugato, abbiamo già coperto gli ultimi 50 anni di ricerca nel mondo della uh, prestazione sportiva e della periodizzazione soprattutto, quindi ci rendiamo conto di come uh, una singola persona abbia di fatto contribuito praticamente alla, al 90% degli argomenti che vengono trattati quando si parla di preparazione atletica. Uh, il termine uh, invenzione è tra virgolette per un motivo perché di fatto eh, la, la pliometria non, eh, non è qualcosa che si inventa, la pliometria è, è un regime di contrazione muscolare che eh, è comune a tutti eh, i mammiferi, a tutti gli organismi vertebrati, è un metodo di eh, gestione di quella che è il rapporto tra eh, l'apparato muscolo scheletrico e la forza di gravità, quindi non è qualcosa che qualcuno può svegliarsi la mattina e inventare, eh, Ciclo allungamento, accorciamento, stretch, shortening cycle eh, fa parte della meccanica di locomozione bipede eh, quadrupede. Eh, è stato studiato in eh, diversi eh, contesti, da quanto riguarda la locomozione umana alla locomozione animale. Eh, il problema è che nessuno ha mai pensato, fino al 1950, di utilizzare la pliometria, quindi esercizi pliometrici, con un fine che non fosse quello tecnico. Quindi, non allenare la corsa, non allenare il salto, non allenare eh, i lanci. Eh, mandare ma a creare esercizi pliometrici che ehm, il per si rappresentasse uno strumento di lavoro di preparazione atletica. E infatti Verciozaschi stesso non ha utilizzato il termine pliometria, eh, ma ha utilizzato il, metodo, il termine shock method. Il termine pliometria è stato coniato nel 1968 da Fred Wilt eh, che è un allenatore di ehm, un preparatore atletico, una, un allenatore di eh, corridori di lunga, di lunga distanza statunitense. Eh, che appunto ha attribuito questo termine pliometria al concetto di ehm, allenamento con salto, semplicemente per andare a, a evidenziare quello che è l'effetto del precarico. Pliometrico eh, deriva dal greco, plios, che vuol dire allungare, e metros, che vuol dire lunghezza, quindi aumentare la lunghezza del muscolo, e di conseguenza non ha fatto altro che utilizzare un termine, tra l'altro, preso dalla fisiologia medica in ambito. Eh, di chirurgia cardiaca, perché il termine pirometria veniva utilizzato per descrivere la fase eccentrica della contrazione cardiaca, quindi la fase di dilatazione, e l'ha applicato poi a, a un concetto divenuto famoso nel mondo come pirometria, ma il termine nasce come shock method, shock eh, o metodo d'urto Uh, sottolinea l'importanza di quello che è uh, il gestire l'energia cinetica di un atleta nel momento in cui si viene a fare uh, della plurimetria. Ma andremo a parlare molto, uh, molto, molto, molto di più uh, nella seconda parte di questo, di questo evento. Intanto, cominciamo un po' da quella che è uh, la vita e i lavori di Vercio Qua, due foto prese dal, dal sito internet, dal, dal blog del dottor Vercio che al momento è gestito dalla figlia uh, Natalia Vercio che lavora uh, come docente ricercatore uh, ancora in Italia. Ha fatto. Partecipa, ha partecipato a numerose eh, eh, presentazioni a livello, a livello mondiale, molto conosciuta in Sud America, molto conosciuta negli Stati Uniti. Eh, credo che sia, senza ombra di dubbio, uno tra gli scienziati di punta per quanto riguarda eh, le scienze motorie del mondo. E come vediamo, sulla sinistra, il dottor Yuri Verchosansky, sulla destra, insieme a due colleghi della, eh, della squadra di Salto in Alto, eh, Salto con l'Asta, quindi, o Paul Volting, quindi il eh, dottor Vecezanski nasce, eh, nasce come atleta prima di eh, essere ricercatore, quindi è sempre stato eh, molto, molto. scienzemotorie.com presenta la prima piattaforma professionale al mondo dedicata alle scienze motorie. Salute, prevenzione, rieducazione, performance, ricerca scientifica, educazione, mindset e molto altro raccolti in un unico progetto senza precedenti. Visita adesso il sito scienzemotorie.com I professionisti delle scienze motorie.